E ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft. Ragazzi, è da tantissimo tempo che non vi portavo appunto Minecraft. Ragazzi, vi dico che da come vedete anche nel video siamo nella versione di una beta, quindi vi dico già da subito che praticamente il mondo che sta, la nostra serie praticamente è stato, il mondo che avevamo è stato praticamente eliminato per colpa della beta, ma in teoricamente aspetterà l'aggiornamento definitivo per appunto far sì che, per vedere se il mondo sarà salvo o meno, perché ragazzi, questo, se si leva pure questo mondo, sarà il secondo mondo che se ne va via praticamente, perché già nel primo il mondo si è salvato, ma tutto quello che avevamo costruito se n'è andato via. Mentre qua invece, se non ritorna, praticamente tutto quel casino è stato tolto. Cioè, la casa del nano 10, la mia casa, la miniera, la caverna degli incantesimi, il magazzino, tutto praticamente, raga, più o meno un paio di quello che abbiamo fatto. Ragazzi, allora vi dico già da subito per il fatto che sono in testa in giù, perché ovviamente sono qua per farvi vedere l'aggiornamento di Minecraft in questa versione beta. Intanto però iniziamo con quello all'interno delle chest. Allora, come vedete ci sono nuova roba, come ad esempio questo blocco di aga essiccata e poi di polvere di calcestruzzo nera. Ovviamente sono semplici blocchi, però essenzialmente possono essere un po' messi come opera, cioè non sono poi così brutti. Poi ragazzi abbiamo le alghe che si trovano appunto nel mare, tipo il corallo rosso. Ovviamente non lo posso mettere, vi faccio anche vedere il mare. Eccolo qua. Se ora noi scendiamo giù sotto il mare, cioè si vede tutto questo. Ovviamente in modalità survival potete lasciarvi e tipo per esempio premere questo tasto al centro come se fossi in creative. Ragazzi, vi dico che io essenzialmente non mi sto mettendo a volare. Quando siamo sott'acqua è come se fossimo in una modalità creative, quando in realtà invece non lo è. Tipo se provo a piazzarlo, eccolo qua, il corallo rosso. Qui si può fare una farm di coralli, perché può darsi che ci dà una mano con il colore, sia rosso che gli altri tipi di colore che avete visto al suo interno. Ovviamente la rimetto al suo posto, qui ci sono tutte le alghe praticamente. Poi abbiamo anche l'alga essiccata, che ovviamente penso che si tratta del fatto che quando noi la cuociamo ce la mettiamo a mangiare. Poi invece abbiamo anche il cetriolo di mare, con la quale possiamo piazzare, come se fosse appunto il pot, quello solito, normale, che appunto possiamo piazzare e metterci qualcosa sopra. Mentre qui ragazzi abbiamo altri due mob, però li voglio una, cioè non sono proprio mob che ti attaccano, cioè sott'acqua hanno aggiunto un mob che appunto deve appunto essere un nemico, in teoricamente ha sempre le sembianze di uno scheletro. Intanto, come avete visto, c'è il mob che in teoricamente è uno di quei due che stanno nella chest, però vi voglio far vedere prima questa cosa. Allora, questo non l'ho costruito ovviamente io, perché se la costruissi verrebbe più schifo insomma in confronto a come questa, però ovviamente non è che sto dicendo che faccia schifo, però essenzialmente viene spawnata un po' a random. Come vedete, questo è come se fosse un tempio dimenticato, completamente distrutto, con l'interno, che ora me ne sono accorto, con l'interno della cesta con la quale possiamo trovare tutto questo. Anzi dai, mi prendo la pettorina, me la metto addosso. Ok, perfetto. Intanto c'è il ragno, ovviamente non sarà uno solo, ma bensì saranno più di una, quindi ci sta pure quest'altro. Ma sto ragno mi sta seguendo per ammazzarmi o cosa? No, ok, perfetto. Allora, vi faccio vedere i due principali tipo mob che innocui, come se non le hanno volute aggiungere. Abbiamo lo spawn del delfino e quello del pesce tropicale.
Vi dico che questi qua, dei pesci tropicali, se noi li aggiungiamo, ovviamente mi è sparito il braccio quando tengo l'uovo in mano. Se io per esempio lascio andare questo qua, cioè per esempio proviamo da una distanza, lo proviamo da qua. Ovviamente lui parte, dove è finito? No, è finito nella fossa, esci! Ma si può avere più sfiga di così? Purtroppo, ragazzi, quando appunto non riesce ad arrivare in tempo al mare, ci dà troppi pesce. Quindi sarebbe in teoria il suo povero corpo morto. Ovviamente, riproviamo con una distanza come questa e vedete che anche senza un aiuto, lui mano a mano raggiungerà il punto in cui deve andare ed è andato proprio nel mare. Poi il prossimo che lo metto un po' più vicino perché è abbastanza difficile farlo muovere è il delfino. Allora ragazzi, vi dico che il delfino è innocuo teoricamente, però io mi sono un po' spaventato perché l'avevo scambiato quasi per uno squalo. Quello non fateci caso, l'ho spawnato io per sbaglio per vedere se c'era lo spawn di questi mob, quelli là a forma di scheletro sott'acqua praticamente. Ma ancora non ci sono da come vedo, o li devono ancora aggiungere? Oppure non lo so. Però ragazzi, aspettate un attimo che devo prendere due oggetti, mi pare che hanno aggiunto, quindi ci vediamo tra poco. Ok ragazzi, siamo tornati. Allora, eccolo qua. Abbiamo il tridente. L'altro oggetto, ragazzi, non l'ho trovato in giro per la roba perché o sono cercato io, qui l'avevo cercato. Allora, o sono cercato io praticamente, oppure non lo so. Ovviamente però vi dico che solamente mi pare che o era una gemma oppure mi pareva tipo una. Non ricordo bene cos'era. Ah, eccolo qua, l'ho trovato, cuore del mare. Il cuore del mare abbiamo pure. Quindi essenzialmente abbiamo molta molta roba. Poi abbiamo anche gli stendardi, però vabbè, quelli non sono niente di che. Poi abbiamo gli altri dischi con la quale potete fare dei suoni, però nessuno usa tanto. Per quelli che insomma appunto adorano sentire la musica di questa roba, se, per chi piace appunto la usi, per chi non piace non la usi, cioè io non, a me non mi dà neanche fastidio. Ovviamente ragazzi, con i blocchi di corallo, con i coralli possiamo pure fare i blocchi di ogni tipo di colore, però su questo in effetti si poteva pure un po' ragionare, però essenzialmente li ho visti e ho detto nel dubbio in cui non lo sapevate, ho detto vabbè lo dico così almeno lo sapete già. Allora, io col cuore del mare non so bene cosa fare, però mi pare che tipo funzioni come l'occhio dell'Enderman, però non funziona in questo momento. Perché vedete, in teoria ne sto provando a fare come ho fatto sempre col solito occhio, però non funziona. Quindi dovrebbe essere una versione più aggiornata. Invece col tridente, ragazzi, se vogliamo possiamo lanciarlo, tipo se per esempio riusciamo a beccare questa pecora. Noi la uccidiamo, ovviamente nella survival noi la possiamo riprendere. Il tridente quando viene lanciato, tu ragno, sparisci. Tra l'altro mi si è buggato il personaggio, non si sa bene il motivo. Vorrei capire il motivo. Cioè, eppure sono normale, raga. Sto ragno sta tenendo. Vabbè ragazzi, comunque sono questi i nuovi aggiornamenti di Minecraft, spero comunque il video vi possa piacere, spero comunque la versione vi possa piacere un po' a quelli che appunto giocano a Minecraft Pocket Edition, perché a me mi sta piacendo molto di più perché essenzialmente sto vedendo che Minecraft sta rendendo un gioco molto molto reale, tranne sempre appunto il fatto della fisica, degli alberi e tutto quanto, ma a quello ormai ci siamo abituati, io essenzialmente anche se non è proprio quasi più o meno una massima di 100% di realtà, non mi interessa, a me mi piace proprio giocarci e tutto quanto. Spero comunque il video vi possa piacere, raggiungiamo come sempre 10 like per un prossimo episodio e ciao a tutti.